euro e a gambe all'aria il risparmio di 60.000 piccoli investitori. Il problema politico, con la classe dirigente si sta governando il nostro paese uniformando la nostra costituzione. Il Concilio di Matteo Renzi è una storia di comunità, provincia di Arezzo. Comunità federale Giulia, la banca della Bellaria, e vengono indagati per bancarotta e vertici, compreso il padre di Romina Berti, già vicepresidente dell'istituto. Il presidente delle Sulla poi, che era a sua volta una coppia attraverso una serie di indirizzi societari con Tiziano Renzi, il papà del premier. Se il padre del premier è anche lui indagato per bancarotta fraudolenta, relazione ad un altro fallimento, quello della Cinfrost, società che ha formando la nostra Costituzione, ma dove è necessario del governo Renzi, sotto inchiesta per la bancarotta del credito cooperativo Fiorentino, le possibilità sono state limitate da piani di fabbrica, qui accanto di Renzo e la provincia di Brescia, che conoscono tutti, ma non sempre un bene. Verdini, alleato riformatore, scomodo ma necessario per il governo Renzi, per la bancarotta del credito cooperativo Fiorentino, le cui attività sono state rilevate da Pianti Banca, qui a Campi di Renzo e la provincia Bellezza. Tutti conoscono tutti, ma non sempre un bene. Il primo è un drammatico problema pratico. Così come il pagamento dell'Etruria sono andati in primo 400 milioni di euro e a gambe all'aria il risparmio di 60.000 piccoli investitori. Il secondo è un problema politico, dove nasce come si forma questo Piazza della Loggia, combinato Piazza Fontana.
quattro della divisa e delle stragi il potere e il dettato. Se l'Italia delle stragi, sette di Stato, non vendi come il sole, ma pure essendo di Firenze, quasi da sola la vista, la banca rossa di Cisco, e ti manca il Cunia del conto, nella B2, B2, B3, B4, marca capitale, infiltrata nello Stato, cittadini schiavi del partito di statura. Oh, treno del potere che ci frega e non si ferma mai. Delle pirate segrete Made in Italy, dell'indotto di Torino dittatura del 4 dicembre, Made in Italy 4 dicembre, P2, P3, P4, del treno che non smette mai, che non si ferma mai. Per salirci tutto non hai per pregarci ancora, con voi più fiduista, potere dei governi del piano P2. Dopo 4 dicembre vogliono ancora affondare l'Italia con mezzi di Italia e stragi di democrazia come col referendum del 4 dicembre a Bologna, Roma, Firenze, Brescia, Ustica e Milano. Anni 70 aveva rapporti stretti con la famiglia mafiosa Calò e la banda della Magliana, che negli anni 80 si legò a Licio Gelli e alla P2, P2 che peraltro in banca di P2 era una vera, quella in cui Gelli prestava le quote degli affiliati. Flavio Carboni, finito nei guai anche per un'altra società segreta, la P3, che coinvolse anche Denis Verdini, alleato riformatore, comodo ma necessario del governo Renzi, sotto inchiesta per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino, le cui attività sono state rilevate da Pianti Banca, qui a Campi di Venzio e la provincia di Letta. Tutti conoscono tutti, ma non sempre un bene. Provincia Belletta, tutti conoscono tutti, ma non sempre un bene.